Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetre60 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un video molto molto particolare. Finché non uscirà signori FIFA 21 e PES 21, alterneremo le rebuilding a questi video un po' particolari. Oggi infatti, come avete visto dal titolo, dall'immagine di copertina e forse anche da questa schermata, l'argomento signori sarà Leo Messi. Innanzitutto qui sotto nei commenti signori vi faccio una domanda: secondo voi dove giocherà Leo Messi la prossima stagione? Le squadre più accreditate sono City, Paris Saint Germain, Inter e ovviamente anche Barcellona. Tra l'altro, altra cosa molto molto importante: se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ormai manca poco signori, manca poco ai 400.000 iscritti, quindi ognuno di voi può fare la differenza semplicemente scendendo giù e iscrivendosi al canale. Non vi costa niente, spero l'abbiate fatto. Se così, grazie mille. Oggi signori siamo qui con un video. Adesso vi spiego un po' cosa andremo a fare. Ovvero, voglio capire, secondo FIFA, Messi dove potrebbe rendere meglio. Qualcuno è convinto che Messi in un campionato come la Serie A magari può avere delle difficoltà. Un campionato con la Premier League potrebbe essere abbastanza complicato. Invece con il Paris Saint Germain giocherebbe in un campionato più easy. Non si sa. Ma voglio fare una cosa, ovvero mettere Leo Messi al City, simulare vedere gol e assist. Mettere Leo Messi all'Inter, simulare vedere gol e assist. Mettere Messi al Paris Saint Germain, simulare e vedere gol e assist, in modo tale da vedere in tutti questi tre campionati dove Leo Messi potrebbe fare meglio e dove invece potrebbe avere delle difficoltà. Secondo me è un video abbastanza curioso. Se ne volete altri di questo genere, magari con altri giocatori, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciate un bel mi piace. Allora, io direi ragazzi di partire dalla squadra più accreditata, ovvero il Manchester City. Secondo me signori è la squadra favorita anche per Guardiola. E poi mi ricordo che in passato il presidente del Manchester City tipo ha detto in un'intervista che lui ha fatto di tutto per portare Messi al City ma non, che non c'era mai riuscito, e quindi magari ancora questo pallino, questo sassolino dalla scarpa che vuole togliersi, no? Comunque Leo Messi inserito al City. Per sicurezza, ogni volta che starta una carriera disattivo la finestra di mercato estiva. Non si sa mai ragazzi che mettiamo Leo Messi e poi solo ce lo vendono, magari con una clausola, non lo so, per qualche arcano motivo. Io non rischierei. Andiamo a vedere la bellissima formazione del Manchester City. Togliamo Mahrez qui sulla destra e mettiamo il grandissimo Leo Messi. Per sicurezza raga, gli mettiamo anche la fascia da capitano, così siamo sicuri al 100% che lo faccia giocare. E non ci resta a questo punto che andare a simulare Messi al Manchester City, Messi in Premier League. Quanti gol e quanti assist farà? Lo scopriremo tra pochi secondi andando a simulare con un taglio australopiteco tutta quanta la stagione. Signori, non ci posso credere, ancora non abbiamo un filo di simulare, mancano gli ultimi giorni, ma incredibilmente la finale di Champions è contro l'Inter, che è un'altra squadra con cui andremo a mettere Leo Messi in questo video. Cioè, quante coincidenze, cioè è assurdo, quante probabilità ci potevano essere. Fatto sta che siamo a 65 di overall. Leo Messi è titolare, ovviamente sì, non si è infortunato. Perché siamo solo a 65 di overall? Per curiosità guardiamo rapidamente la classifica. Secondo posto in Premier, ok, va bene, ci sta. E prima di vedere le statistiche di Leo Messi andiamo a simulare la finale contro l'Inter. Vediamo un po' se segna Messi. Agüero però doppietta di Lautaro Martinez che segna al 106° minuto. Incredibile, l'Inter vince la Champions League e noi scendiamo a 62 di overall. Fatto sta che voglio andare nella brosa, perché signori il senso di questa serie, il senso di questo video anzi, è vedere le statistiche di Leo Messi. Perché signori il grandissimo Leo ha fatto la bellezza, oh mio Dio, poco. Poco 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 ragazzi, molto poco. 14 gol e 6 assist in Premier League per Leo Messi. Ha comunque giocato 45 partite, che sono tante, più di un campionato unico messo insieme. Ovviamente ci sono anche le altre competizioni, però per farvi capire che comunque una stagione completa l'ha giocata. Possiamo capire se ha giocato tutti i 90 minuti, però 45 partite, 14 assist, 6 gol. Molto male, molto molto male questo Leo Messi in Premier League. A questo punto non ci resta che passare alla seconda squadra. Allora io direi di andare in Italia. Anzi, l'Inter la teniamo per ultima, ok? Forse è quella a cui siete più interessati, quindi creiamo un po' di suspense. Andiamo in Francia ragazzi e andiamo a mettere il grandissimo Messi. Ovviamente devo cercarlo per nome. E lo mettiamo al Paris Saint Germain. Se non sbaglio giocherà, anzi mi correggo, giocherà al posto di Di Maria.
con un attacco straordinario, Mbappé, Neymar, Messi. Modulo molto molto offensivo, 4-2-4, togliamo Di Maria come abbiamo detto prima e mettiamo Leo Messi. Andiamo nei ruoli e ovviamente lo mettiamo per sicurezza sempre capitano. Adesso che ci penso, ragazzi, con l'Inter bisogna anche cambiare modulo, perché l'Inter non gioca con la D e non posso rischiare che Messi non giochi, quindi dopo con l'Inter cambieremo modulo. Adesso pensiamo a Paris Saint Germain. In teoria, sulla carta, ragazzi, la Ligue 1 dovrebbe essere il campionato più debole, o comunque meno forte, mettiamola così, rispetto alla Serie A e alla Premier League. Quindi in teoria, secondo i calcoli, Messi dovrebbe fare molto meglio in questa squadra. In teoria c'è anche la Champions League. Comunque Messi con il City ha perso la finale, vediamo un po' cosa riesce a fare con il Paris Saint Germain. Simuliamo fino al 30 e poi guardiamo le statistiche. Con il City 14 gol 6 assist, vediamo con il Paris Saint Germain. Incredibile ma vero, signori, ennesima finale di Champions League, questa volta con la Juventus. Messi già ne ha persa una, vediamo con la Juve cosa cavolo facciamo. Questa è la finale delle finali. Intanto 77 di overall. Allora, per curiosità, guardiamo la classifica della Ligue 1, ma la vittoria dovrebbe essere scontata, però per sicurezza guardiamo. 101 punti, ok, con 5 pareggi e una sconfitta, va benissimo così. Messi come sta? Infortunato? No, perfetto. Possiamo andare, ragazzi, a simulare questa partita, che praticamente è la finale delle finali, perché se la Juventus perde, perde l'ennesima finale. Se Messi perde, sono due finali perse su due in due anni. Clamoroso! Vediamo un po' che succede. Un bel 2-1 secco con doppietta di Leo Messi, che decide la partita più importante della stagione a segno Cristiano Ronaldo, signori, nella Juve. Prima Messi, poi Ronaldo, poi ancora Messi al 66esimo. Andiamo a vedere rapidamente anche nella rosa le statistiche di Leo Messi, ovviamente, perché il grandissimo Leo ha fatto la bellezza di 34 gol e 13 assist. Ha giocato anche 65 partite, che sono tantissime, forse quello che ne ha giocato di più dopo Navas e Mbappé. E lui, che è arrivato a quota 65, con il Manchester City ne ha giocate 35, ragazzi, c'è una bellissima differenza, Quindi non so esattamente su cosa basare. Fatto sta che Messi qui ne fa 34 con 13 assist e poi decide anche la finale di Champions League, ovviamente. A questo punto non ci resta che tentare con l'ultima squadra, ovvero l'Inter, quella più attesa, perché la Serie A, ragazzi, è sempre stata considerata comunque un campionato con delle squadre che pensano prima a difendersi che attaccare, no? Quindi tutti i giocatori fanno un po' più di difficoltà a segnare rispetto agli altri campionati. Andiamo a mettere Messi all'Inter e qui, ragazzi, bisogna ragionare anche sul modulo, perché purtroppo l'Inter non gioca con la D. Potremmo tranquillamente avanzarlo e quindi magari giocare con una sorta di modulo un po' strano, non lo so, adesso ci ragioniamo un po'. Dubito che comunque Messi faccia panchina all'Inter, anche per il gioco, cioè che cavolo, Leo Messi, quindi pure se non c'è il suo ruolo, buttalo dentro, pure COC, ATT, AT, no, per dire. Chi lo sa, ragazzi, questo gioco è strano, quindi può succedere di tutto. Fatto sta che siamo arrivati ufficialmente anche nella terza carriera, nella terza serie, nella terza parte di questo video, e c'è Antonio Candreva. Ragazzi, secondo voi chi è più forte, Candreva o Leo Messi? Fatto sta che lo avanzo un po' così, ragazzi, lo faccio giocare a D e per sicurezza ci metto anche la fasciata capitano, anche perché, ragazzi, andare a cambiare modulo significa sì, comunque si potrebbe giocare con una sorta di tre difensori e comunque la D, però sinceramente, signori, preferisco giocare in questo modo. Magari potremmo avanzare a Samoah e mettere Sanchez, quindi facendo appunto una squadra, un modulo bilanciato con un 3-3-4. Una pazza Inter, signori, una pazza Inter in tutti i sensi. Però proviamoci, sono curioso. Avanziamo e vediamo un po' che cosa riesce a fare Leo Messi in Serie A. E soprattutto, ragazzi, in Serie A abbiamo anche Cristiano Ronaldo, quindi sono curioso di vedere la classifica dei capocannonieri per vedere chi assiamo di più. Di sicuro Ronaldo, perché è una punta, però vediamo. Avanziamo. Colpo di scena clamoroso. Siamo in una finale europea, ma non in finale di Champions, ma come nella realtà siamo in finale di Europa League. Pazzesco. Siamo anche in finale di Coppa Italia. Guardiamo, ragazzi, un attimo la finale. Vinta 3-0. Occhio, perché se abbiamo vinto pure il campionato dell'Europa League è triplete, no? Più o meno. Coppa Italia 1-0. Oh mio Dio. E campionato un bel
primo posto con 106 punti la Juventus, seconda con 104, ora però spiegatemi il 68 di overall, cioè triplete, Europa League, campionato, Coppa Italia, mi dai 68 di overall, 106 punti, record della Serie A. Interessante, mi fa piacere. Guardiamo per un attimo la classifica dei marcatori, perché alla lunga ha vinto Messi con l'Inter, ma singolo invece, quanto è bello Messi con la coppa di fianco. Ma presi singolarmente invece, Cristiano Ronaldo 22 gol e Messi 19. Di poco comunque, il capocannoniere Luca con 33 gol, ma di poco ragazzi vince Ronaldo su Messi, che ne ha fatti tra virgolette solo 19, mettiamola così. Guardiamo però le statistiche generali, così confrontiamo anche il Messi con le altre annate, perché qui signori ha fatto 26 reti e 12 assist in 56 partite. Non male ragazzi, non male. Ovviamente da un certo Leo Messi ci si potrebbe aspettare di più, visto e considerando che adesso è un 93, ma fino a pochi mesi fa era un 94, quindi il più forte della squadra. Complimenti a Lukaku ragazzi, che ha fatto 50 gol, mamma mia, di cui 10 in Europa League in 9 partite, pazzesco, pazzesco. Si è rovinato un po' la media solo in Champions, che ha fatto 6 partite e 2 gol, ma nelle altre c'è qualcosa di assurdo. Complimenti pure ragazzi a Lautaro Martinez, 32 gol e 6 assist, e pure a Eriksen, 26 assist e 14 gol. Ok, detto questo ragazzi, è giunto il momento di tirare le somme. Guarderò verso il basso e se riesco ragazzi vi metto tutti quanti i risultati nello schermo. Io guardo verso il basso perché mi sono segnato praticamente gol e assist e partite di Messi sul telefono, quindi ve le sto per ricapitolare e voi le vedete qui sotto. Quindi con il Manchester City ha fatto 45 partite, quindi meno partite rispetto alle due altre annate, con 14 gol, quindi pochi gol rispetto agli altri due anni, e 6 assist. Quindi anche in questo caso peggior prestazione di Leo Messi in Premier League. Al Paris Saint Germain invece a quanto pare ha fatto meglio, però signore, al Paris Saint Germain ha giocato molte più partite, anche di più rispetto al terzo anno con l'Inter. Ha fatto comunque 34 gol, quindi top goal e top assist, record di goal e record di assist in Ligue 1. Con l'Inter invece 26 gol e 12 assist in meno partite, 56, in un campionato che in teoria è più difficile di quello della Ligue 1, di quello francese volevo dire. Quindi io così ragazzi a pelle mi sentirei di mettere l'Inter al primo posto per come ha giocato e per la difficoltà del campionato, il Paris Saint Germain al secondo e l'Inter, e il City al terzo. Io la vedo così. Fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti, commentate tutti ragazzi, tutti quanti commentate e ditemi secondo me Leo Messi dove ha fatto meglio. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Questo è un mini video signori, molto molto interessante secondo me, spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate guardato tutto. Ci vediamo direttamente domani signori con un altro video, e vi ricordo signori che ogni giorno io carico video pure sul mio secondo canale. Ho un secondo canale che si chiama Giuse360 Extra. Parlo di calcio, video in cui appunto vi dico la mia su determinati argomenti. Se siete interessati basta che cercate appunto questo nome e mi trovate. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani. Massimo supporto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi saluto, bella!